ringraziare innanzitutto il nostro parroco, Don Alessandro Iacuzzi, che ha accolto da subito l'idea di presentare questo libro e ha fortemente voluto questo evento, così come il sindaco Gregorio Gallero, anche lui si è mostrato immediatamente disponibile a ospitare nel nostro luogo questo evento culturale e quindi gli vogliamo naturalmente. Il tavolo dei relatori, un tavolo assolutamente prestigioso, per cui ringraziamo il dottor Gianni Caruso, qui presente, presidente delle commissioni di scienze di diritto, onore giuristi cattolici alle Terme, e il dottor Natale Cesario, direttore del sito www.curinga.it. Tante volte ci si scorda
scontrano con una mentalità ancora chiusa, dove non c'è la capacità di guardare oltre. E questo grande vescovo, di cui non conoscevo, quindi grazie che me l'avete fatto conoscere, e questo vescovo con grande desiderio si è speso come pastore e maestro, proprio come insegna con il Don Bosco. Quindi io sono qui per ascoltarvi, sono qui per conoscere ancora di più dalla vostra, dalle vostre parole la figura di questo vescovo che, come noi abbiamo Padre Caruso qui pure, è sepolto proprio in fondo alla Chiesa, ed è anche Papa Francesco ha dato la nomina di servo di Dio, no? E quindi abbiamo anche lui come testimonianza, che non dimentichiamo durante l'anno. E quindi grazie per la vostra presenza, per il vostro contributo, di quello che ci darete. E ecco, mi pongo veramente come ascoltatore per poter anche io da prete, giovane prete che ancora pensavo proprio con questo vescovo, ma io ancora devo imparare a diventare prete, quindi pensate se lo vescovo, no, ma mamma mia, speriamo di non fare. Cardinale già ci sono, quindi la voglia. Quindi grazie a tutti voi e buona serata, grazie. Grazie ad Alessandro anche per le sue parole, la necessità di conoscere simili figure per poi andare anche avanti nel corso della nostra vita più ricchi spiritualmente. E anche questa volontà proprio di mettersi in ascolto per conoscere una figura nuova. Adesso c'è la parola sempre per un saluto alla sindaco, per quello che è lei. Buonasera. Ripartire, ha saputo riprendersi la rivincita, vediamo oggi
Grazie.
piccole scintille sulla vita di Monsignor Romagnano. Sarò abbastanza breve perché non vorrei togliere il tempo anche al dottore e all'autore del libro. Quindi farò un breve excursus anche su quello che è stato, sulla vita di Monsignor Romagnano. Il libro Testimonianza porta in sé un'antica fascinazione, quella di un ragazzino, l'autore, il magistrato del Cesario, che incontra il collegio salesiano di Macerata, Monsignor Romagnano. Un personaggio di alto prestigio spirituale e umano, raffinato, intellettuale e grande educatore, e ne rimane talmente impressionato da fare la sua vita spirituale a tutt'oggi. Un omaggio dunque dove si intersecano e si mescolano ricordi autobiografici, vicende familiari e carisma salesiano, uniti a un'attenta analisi del territorio. La poverissima diocesi di Bova, dove venne mandato a operare colui per odore definisce il vescovo dell'Ovazione. Vescovo dell'Ovazione non solo perché ha fondato la congregazione delle Orate e del Sacro Cuore, dedita ai più umili bisognosi, ma per il suo personale sacrificio, un lungo calvario che accettò con umile rassegnazione, proclamando sempre con forza la sua completa estraneità alle tristi vicende a lui attribuite. Ai fatti, Monsignor Romagnano venne restituito dalla carica alle sue vite con un procedimento sommario di tipo inquisitorio, per cui su cui il Pio XII sembra abbia posto il sigillo nunquam aperto, da non aprire mai. Quindi questo fantone di accuse il Papa dice non aprirlo mai. Chissà perché, infatti a tutt'oggi non si sa delle motivazioni precise. Chi fu rivelata l'identità di coloro che lo usavano, pare non abbia potuto avere accesso alla documentazione processuale né conoscere le testimonianze contro di lui. Pur non essendo una vera e propria biografia, il testo dedicato da Vito Cesario a Monsignor Romagnano, condannato e destituito nel 1939 per ragioni ancora oggi non chiare, non manca di riferimenti biografici essenziali che delineano la figura di un vescovo dedito completamente al sacerdozio, ostacolato nella sua vocazione perfino dal Papa, che era a capo della massoneria del Vicente. Dal suo primario, durato più di 20 anni, si occupa in particolare l'autore di Vene, questo vescovo, e assieme a lui un numerito gruppo di studiosi testimoni, i segni intelletti della santità. Non è un lavoro volto alla riabilitazione, non cognata. Per questo ci ha pensato un grande Papa, Giovanni XXIII, che lo reintegrò al vescovo durante il Concilio Vaticano II, infatti fu invitato al Vaticano II. Ma è un canto d'amore, come bene l'ha definito l'arcivescovo emerito di Catanzaro, sui lacci del signor Antonio Cantizzani, che gli altri nel basso, tra emozione e razionalità, viene espressa nel testo attraverso un assentamento continuo tra gli anni di realtà che restano a volte inespressi o confinati non e nel non detto. Una testimonianza appassionata ed appassionata, perché riflettere, pensare, ricordare, tutto è in relazione, i segni della realtà interiore con un'unità seria della vita, tra biografia e analisi, per scavare e interpretare, pur sapendo che ai tanti perché ancora oscuri o semplicemente oscurati, è impossibile trovare almeno per ora una risposta univoca e definitiva. La cosa finalmente certa è che il 18 aprile 2020, dopo 80 anni di silenzio, la firma del decreto di Papa Francesco restituisce onore al leale e umile vescovo, un atto che segna una svolta significativa per il riconoscimento della santità di Monsignor Romagnano. Non solo perché inizia la causa di beatificazione, ma anche perché
scheletro e alle calunnie subite dal preso. Questa notizia è prima di tutto una dichiarazione di innocenza. La Santa Sede riconosce al preso il titolo di vescovo di Bova e non più quello di vescovo titolare di Fasano che gli era stato assegnato da Paolo VI, quando andò estromessa dal collegio giudicante. La verità, possiamo dire ad alta voce, ha triunfato. Grazie. Ecco,
questa sera, perché naturalmente gli amici relatori hanno detto tante cose, però un motivo cruciale, fondante per cui noi siamo qui è che Monsignor Cognato ha avuto dei problemi grossi quando è stato allontanato dalla Calabria per andare in Veneto, in tanti posti, in tanti paesi, vuote con soprattutto, no? E per quello che è successo. Qual è il problema fondamentale per cui c'è tutta questa storia qui? Perché mi è stato chiesto di fare una breve relazione per esprimere un parere sulle infamanti accuse di tre suore, le quali avrebbero subito molestie da parte di Monsignor Giuseppe Quagliato, 1885-1972, vescovo di Pova, Reggio Calabria. Quindi cominciamo a entrare nel focalizzare il problema. Il vescovo, dopo molti anni, venne riabilitato e reintegrato da parte di due papi, oggi santi, Giovanni XXIII e Paolo VI. Qualche decennio addietro, il sottoscritto fu invitato dall'allora parroco di Coringa a tenere una relazione su un tema dal titolo Bugie e verità, che per coincidenza è il tema di base, perché questa sera noi dobbiamo cercare di capire quanto c'è di vero e quanto c'è invece di non vero in tutta questa storia. Cercheremo di fare questo tentativo. Mi chiedo e chiedo anche a voi perché siamo qui questa sera, noi e voi. Qual è il motivo che mi ha spinto a stare qui ad ascoltare questa storia? Curiosità? Con qualche elemento stuzzicante, episodio certamente toccante e commovente, aspetti spirituali, non c'è alcun dubbio da questo punto di vista. Quali sono le considerazioni e le ipotesi interpretative che possiamo fare noi? La maggior parte dei presenti, ben compreso, non ha conosciuto le persone interessate, né ha contezza attendibile di quanto accaduto. Sappiamo noi, perlomeno io, per altri, da quello che abbiamo sentito, che hanno delle informazioni, però anche lì c'è una chiusura totale. Non siamo in possesso di documenti ufficiali ai quali fare riferimento. Non è stato mai fatto alcun processo canonico e quindi chiaramente non c'è nulla. Se non è riuscito il canonista ad avere qualche informazione, figuriamoci noi. Il mio scritto di richiamo è questo libro, già citato, dell'illustre cittadino coringhese, l'avvocato Vito Cesare. Il libro. Come medico, asserirei che i dati anamnestici sono assolutamente insufficienti e per certi versi assenti. Il fatto che due papi oggi santi lo abbiano riabilitato ha un significato che non necessita di commenti. Possiamo noi contestare una decisione del genere? Chi di noi è in grado di dire una cosa del genere? Le tre suore coinvolte nella vicenda avrebbero ritrattato. A seguito della destituzione della dignità episcopale, il vescovo Monsignor Bertone
così veniva denominato per la sua gentilezza e rispetto per gli altri, si trasferì altrove. Detto prima, vento e tante cose. Cerchiamo di capire in qualche modo come ormai ex vescovo affronti la propria vita per oltre 20 anni. Accetta, prima cosa, senza colpo ferito, attiva un comportamento resiliente, che in altri termini a volte si viene chiamato anche di strategie di coping, inoppugnabile, cioè si comporta in una maniera da avere una reazione positiva nei confronti di quello che gli è successo. La resilienza è un termine che è in giro dalle nostre parti da qualche anno, che vuol dire piegarsi però senza assolutamente assumere atteggiamenti assolutamente di rifiuto di quello che è successo. Coping vuol dire la stessa cosa, è il termine inglese, ma è stato negli ultimi tempi sostituito da resiliente. Resiliente è un termine che è stato puntuato dalla fisica e della chimica, ci sono dei metalli che si piegano, però non si spezza. Ecco, questa è la resilienza, giusto per capire un po' il concetto. Continua il vescovo, o meglio, il dono, non più vescovo, continua a pieno titolo l'attività pastorale. Dappertutto, dove si trova? Le ipotesi interpretative su quanto è successo, basate su valutazioni scientifiche, senza volere caldeggiare in alcun modo difese d'ufficio. Vediamo un po' cosa possiamo dire noi dal punto di vista strettamente scientifico. Intanto è doveroso da parte mia riferire sommariamente alcuni dati biografici relativi all'ambiente familiare. Il padre è un non credente e neppure un laico devoto, come si suol dire oggi. È un anticlericale a pieno titolo. Credo di essere stato chiaro questo. Al contrario, la madre è una donna di grande fede cattolica. Giuseppe, già adolescente, avanza il desiderio di entrare in seminario. Il padre, di fronte a questa tragica eventualità, iscrive il figlio in una scuola privata non cattolica, ma Giuseppe non demorde. Avviene il primo miracolo da parte di Giuseppe Cognata, allorquando il padre si arrende dinanzi a questa prospettiva. Cioè, visto che il figlio era determinato, fa un miracolo, perché tutto ci si poteva aspettare, ma che il padre potesse accettare una cosa di questo genere era assolutamente impensabile. Quindi fa un primo miracolo da ragazzo. Facciamo un salto nel tempo e cerchiamo di capire cosa succede al nostro vescovo Cognata dopo la destituzione della dignità vescovile. Come già accennato, accetta e si reca altrove per la sua attività pastorale. Ma, come si può intuire, dal punto di vista psicologico sviluppa uno stato di depressione che si manifesta sotto forma di stress post-traumatico. Cioè, uno per quanto possa camuffare, non può nascondere quello che c'è dentro. Si può nascondere fino a un certo punto. Quindi è un depresso. E le persone che hanno depressione sotto forma di stress post-traumatico, a volte possono arrivare anche al suicidio. Vedo come grave la situazione. Cioè, noi adesso a posteriori giudichiamo le cose in questi termini, però nel momento in cui si
c'è la sofferenza, perché per un vecchio una cosa del genere non è una cosa accettabile. Questa situazione psicofarmacologica è molto pericolosa, perché può indurre a conseguenze gravi, suicidio compreso, come ho detto. Ma Don Giuseppe Cognani ha una grande fede, eppure nella sofferenza interiore continua per molti anni la sua attività pastorale. Lavora, prega, perdona. Quindi vedo un pochino la fede che cosa può fare. Vedete che la fede sono una serie di studi, noi probabilmente faremo a noi all'Università delle Terze Età, in cui abbiamo il piacere di avere la nostra presidente qui presente, e la ringraziamo di questo, faremo un incontro su spiritualità e salute. Cioè chi ha la fortuna di avere una vita di spiritualità affronta la sofferenza e le malattie in una maniera straordinaria. Sono una serie di studi in questo settore, soprattutto in campo cardiologico. Qui abbiamo invece il marito della Presidente, che è cardiologo e ce lo potrebbe anche confermare. Cioè nelle unità coronarie che hanno fatto delle sperimentazioni serie, molto serie, ho avuto modo di leggere, e hanno visto che quando si ha un infarto, oppure si ha una fibrillazione o altre patologie, il recupero è migliore tra quelli che hanno fede. Non è poco. A prescindere dai farmaci e delle altre cose. E qui potremmo dire tanto, ma non possiamo. All'interno della sede dove si verificarono le ipotetiche molestie, è possibile che si fosse delineata una distorsione comunicativa nelle relazioni interpersonali tra i soggetti interessati. Cosa vuol dire questo in parole molto? Quando si sta insieme nelle comunità, a volte non ci si capisce bene, oppure non ci si capisce bene, ma le cose vengono interpretate in un certo modo che adesso cercheremo di capire bene. Altro elemento psicologico che potrebbe aiutare a capire è la presenza nelle comunità anche religiose, quindi non solo religiose, ma anche religiose, di individui con disturbi di personalità borderline ad alto funzionamento, con tendenza prevalentemente alla nevrosi e talora a basso funzionamento, con tendenza alla psicosi, quindi più grave. Cosa vuol dire in termini molto semplici? Questo disturbo di personalità tipo borderline vuol dire che ognuno di noi, tutti compresi, me compreso, qui dentro, abbiamo dei problemi detti molto semplicemente di carattere. Si dice così, carattere. Però, se questi problemi strutturali della nostra personalità sono lievi, cioè tendono soltanto a una lieve nevrosi, uno può fare qualsiasi professione, può fare il giudice, può fare il Presidente della Repubblica. In questi giorni è stato pubblicato ufficialmente un rapporto di tutte le indagini che in America sono stati fatti per giudicare sulla idoneità di Biden a fare il Presidente degli Stati Uniti. Questo è ufficiale, è una cosa ufficiale. Anni fa è stato pensato di fare una cosa del genere anche per alcune professioni, per esempio i giudici. Il giudice è una categoria un po' presa sotto mira, perché giustamente è un lavoro molto difficile. Se voi trovate un giudice che ha problemi di personalità, chiaramente i giudizi, i casi non si coprono. Se invece è a basso funzionamento, cioè tende alla psicosi, è ancora più grave. Però questo è un po' con psicosi. Si può manifestare molto gradualmente, non essendo tale da richiedere il ricovero in un ambiente psichiatrico.
mezzo fuoco, diciamo. Ecco, allora questa situazione, la situazione è più complicata. La curiosità, questi disturbi di personalità e tipo borderline, sapete qual è la frequenza studiata e acclarata nella popolazione generale? Pensateci un po', ditevi voi un nome. La probabilità di avere una patologia di questo genere, ve lo dico subito io, il 70%. Il che significa che noi, appena usciamo di qua, incontriamo il 70% delle persone che hanno problemi di questo genere. E sono quelli compresi noi. Anche se qui c'è una selezione, quindi diciamo dal punto di vista epidemiologico non è proprio significato al 100%, ma non sarà il 70, sarà il 30, però c'è sempre. I risvolti possono essere chiaramente imprevedibili, quindi tutti i professionisti e non possono svolgere attività lavorative più o meno impegnative, con ipotetiche conseguenze non facilmente prevedibili. Comprese forme gravi di comportamenti criminali. Pensate a quello che sta succedendo in questo periodo in Sicilia, avete delle persone che vanno in giro tranquillamente, vanno al bar, fanno tutto quello che ritengono opportuno, però sono dei criminali terribili, perché naturalmente tutti quanti sappiamo che sono delle cose gravissime. Però magari ci sarebbe stata una bella persona, ma non si sa. Ricordo molto la dichiarazione di uno, della moglie di uno che ha 41 bis ancora, e ha detto a mio marito: ma il marito è una persona buona, vuole bene ai figli, vuole bene a te, vuole bene a figlia, vuole bene agli altri, ti aiuta, fa una serie di cose. Fino a che punto si arriva. Nella fattispecie, oggetto della nostra discussione odierna, è difficile conoscere le personalità dei soggetti in quel mondo. Pertanto, dopo quanto successo, il tempo si sarebbero innescati di colpa, di sensi di colpa che acuirono in qualche modo la comunicazione stessa. Cioè praticamente quando è successo questo fatto qui, quando le suore, il vescovo e così via. È molto giovane? No. No, no. 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 Tanti segnali. Avendo una personalità legata a problemi spirituali e religiosi, il senso di colpa non va mai lì. Il senso di colpa c'è sempre, per qualsiasi cosa, specialmente per questo genere. Questi sensi di colpa chiaramente alterarono in maniera indescrivibile la comunicazione, portando a quello che ho detto prima, cioè a una comunicazione distorta, cioè proprio attenzione. E allora, se volete, poi possiamo anche ritornare su qualsiasi cosa, potete chiedervi qualunque cosa. Dov'è la verità? Mandando che avessimo tutta la documentazione possibile, non credo saremmo in grado di conoscere. Il processo del conoscere stesso si complica esponenzialmente nel tempo in assenza di serenità interiore. Ognuno di noi praticamente può passare del tempo, se ha dei problemi, no, della polvere sotto il tappeto, per non dire altro, chiaramente che succede, quello c'è sempre. Lì entreremo nel campo della psicoanalisi per cercare di capire quello che si nasconde nel nostro inconscio e che sta lì. Noi pensiamo che l'abbiamo dimenticato, che l'abbiamo andato via, ma lì chiaramente quello invece si dice rosica, no? Lavora.
Considerazioni ci, queste considerazioni ci inducono in problematiche psicologiche, psicoanalitiche, filosofiche, spirituali che non possono essere affrontate in questa sede. Ma cos'è la verità? C'è un'iscrizione stilizzata in catalano all'entrata della Basilica Sagrada Famiglia di Gaudì in latino. Qui est veritas. Domanda da domanda. Nella Bibbia, fra i tanti, c'è un riferimento che dice esattamente: allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa. E concludo leggendo un rito di questo libro, pagina 101, ultima pagina. Chi vorrà leggermi si metta in preghiera e aspetti. Io non ho mai visto una cosa del genere, cioè su un libro che si possa scrivere una frase del genere. Ma pensandoci bene, questa frase qui ci fa riflettere molto. Cioè soltanto in questo spirito si può capire esattamente quello che è successo e trovare la soluzione migliore. Perché Papa Francesco lo dice sempre: chi di noi è entrato in genere? Quando noi abbiamo a che fare con una persona, parlando degli omosessuali, ha detto: quando voi incontrate una persona che è omosessuale, non bisogna criticarlo. Se voi lo criticate, commettete peccato. È una frase terribile. Quindi non solo criticarlo, ma addirittura commettete peccato. E quindi qui, ripeto, è stata messa questa frase che mi ha veramente fatto riflettere. Bisogna mettersi in preghiera ed aspetti, perché chi prega aspetta, sa poi come trovare la soluzione, non tanto per il fatto di aspettare di aver detto la preghiera, perché questo ci dà la possibilità di comunicare con il Cristo, che comunica a noi quello che c'è nel suo desiderio di aiutare tutti noi. Grazie. Grazie a dottor Caruso, intanto è stato davvero gentile informarsi sui presenti, ho trovato un gesto di grande accortezza e gentilezza, e poi quando c'è questa amicizia, c'è la presenza di Dio. Perché?
però non ci difendiamo a vicenda dinanzi alla calunnia che ha avuto il vescovo Monsignor Cagliari. Mio fratello lo devo ringraziare perché tra fratelli bisogna anche ringraziarsi, no? Ma ha fatto una excursus, non ha detto un particolare, ma lo dico io. Quel giorno in cui abbiamo conosciuto Cagliari c'era anche lui, mia madre e mio padre. E io ne restai commosso perché vidi un papà che abbracciava il vescovo. E il fratello è questo, era un collegio a Macerata e c'era un manifesto. Dico a Monsignor Cagliari, papà dice che devi fare conoscere questo vescovo, però avevo capito nulla. Così il direttore disse, si sta uscendo dal refettorio, appena scende. Quando è arrivato solo ho visto un abbraccio tra papà e lui e poi ho scoperto dal discorso che una mia parente, suore Cesina De Simone, era tra le bellissime suore che seguì il vescovo. Ma c'è un motivo ancora più grande che voglio catapultare, nel senso che lo soltanto. Cioè noi ci hanno abituato la famiglia di avere rispetto del sacerdozio, anche perché abbiamo avuto in famiglia due sacerdoti, ma ricorderò che ci sono le suore francescane del Signore qui. Abbiamo avuto la fortuna di avere madre di Cesina Figlia, loro madre generale, che ricordando la città che non parlo più ci sono, venne qui per fondare la casa. Le suore francescane del Signore, madre di Cesina Figlia, legate ai salesiani e a Monsignor Cagliari. Per quale motivo? Perché i due, Valentina Fria, cognata, e il loro fondatore, padre Angelo Colipano, vengono dalla Sicilia. Una Sicilia in cui la massoneria si è divertita contro la Chiesa. L'ho fatto anche con il padre Angelo Colipano, in maniera molto forte, molto forte. Ma quando uno dice concludi tu, io dico concludiamo insieme. Cioè ascoltandoci a vicenda e dicendo che cosa vuol dire aver parlato con il suo cognato. La domanda io la rivolgo a me stesso. Ma tu, che cosa pensi con il suo cognato? Non dovrei dirlo, ma stasera la prima volta che ho domandato mio fratello su questa cosa. Pubblicamente io ho testimoniato con uno scritto al postulatore della classe di verificazione, ho mandato e ho scritto. Ho avuto le loro molta, non so come dire, si commozione a me. Ho avuto tre fenomeni da parte della signora Cagliari nel giro di un anno e mezzo. Alle 12 un punto di qualche anno fa mi è giunta una notizia molto bella. E dicendomi è tutto a posto. A quell'ora io avevo giurato come giudice di pace. Non mi dite che è un fatto casuale. Poi un'altra cosa che non ho detto a mio fratello perché magari poi lo conosco. Io ho rischiato di morire qualche mese fa. Mi è caduta a 20 cm dalla testa qualcosa come mezzo quintale. Lì c'era il Monsignor Cagliari. Quindi la testimonianza che non è, ma dov'è la testimonianza più bella? Che io qui, a Casperina, non solo mi sento legato a voi, da Franco Montalto, mio illustre collega, ma mi sento legato perché di queste cose io testimoniamo attraverso due personaggi a cui consentitemi anche di parlare, Roberto Carbone. Quando questa chiesa era piena di gente perché c'era il funerale, io ho visto, ho sentito il cuore battere per questo carnevale, che chiamavamo l'avvocato, probabilmente mi ha squillaccio, e quando a un certo punto ho collegato, ho detto ma guarda che sta succedendo. Don Francesco Caruso, secondo me, che ci sta ascoltando,
Sant'Innocenzo, dottore Caruso, io ho difeso il mio libro L'innocenza di Monsignor Pignatelli e sono venuto qui a Gasperina, a sinistra c'è Sant'Innocenzo, a dire che a questo punto tutti i mezzi di giudizio, come dice il Concilio Vaticano II, vengono sconvolti da lì dentro quando c'è la fede. Così è stato per Monsignor Pignatelli. Tutti i mezzi di giudizio si sono sconvolti, si sono, mi dicono le scuole, quando si parla di Monsignor Pignatelli si scatenano le forze dell'inferno, perché è stato talmente attaccato, talmente filippeso come persona, che ho detto, ma quanti sacerdoti non vengono filippesi e stanno in silenzio? La Chiesa tutta ministeriale, no? Ma tutti si appellano filippesi, quando tanti problemi sono nelle famiglie. Ma che cosa voglio dire per concludere? Quando ho pensato, Giuseppe Cogliata, servo di Dio oggi, salesiano del posto, ho intuito, ma non io, e me l'ho detto un sacerdote anche, e se vedi dentro questo tuo libro ci viene fatto sconcertato. È come se fosse stato sperato. E stasera ne ho ancora una domanda, perché ci sono dei nomi, delle persone, dei gesti, delle attese, delle situazioni che si stanno muovendo da sole. Rossella è stata la prima che mi ha fatto gli auguri, me l'ha presentato, l'ha superato, mi ha detto: Vito, dove devi andare avanti? Io sono felice di questo, essere qua, perché ho detto: dove io posso iniziare il cammino un'altra volta? Gasperino, e mi ha accolto il sindaco, il quale